Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca con un nuovo tutorial. Quest'oggi esuleremo un pochino dall'ambito pesca, ma non troppo, perché tramite le votazioni di Instagram e Discord ci avete chiesto un tutorial speciale, le app che ogni pescatore dovrebbe avere. Sì, perché nel mondo d'oggi la pesca è diventata sempre più tecnologica e ci appoggiamo spesso a varie applicazioni che ci possono essere molto utili durante la pescata. Non tratteremo nessuna applicazione che tratta come Fish Finder o comunque cose che ci permettano di trovare il pesce, quanto piuttosto applicazioni utili per esempio come il Meteo, che ci permettono di affrontare la giornata di pesca al meglio. Prima di iniziare il video vi ricordo che ogni giorno pubblichiamo nuovi contenuti riguardanti il mondo della pesca sportiva, quindi iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità di Itinerari di Pesca. Ma andiamo con il video! La prima applicazione di cui vi voglio parlare oggi è il Meteo. Questo perché, come affrontare una battuta di pesca se non sappiamo nemmeno che tempo fa? Rischiamo comunque di partire la mattina o svegliarci la mattina e trovare meteo avverso che non ci permette di andare a pesca. Quindi il modo migliore per programmare una battuta di pesca è sapere in anticipo perlomeno quali sono le previsioni meteo che troveremo nel nostro spot. Per fare questo l'applicazione che vi consiglio è ilmeteo.it, sicuramente un'applicazione molto semplice, molto leggera, veloce, non invasiva a livello di pubblicità, che ci permette comunque di visionare zona per zona tutte le condizioni meteo con circa 10 giorni di anticipo. Sicuramente un'app molto comoda, molto interessante e scaricabile gratuitamente. La seconda applicazione che vi consigliamo è Fishing Calendar LT, un'applicazione calendario di pesca che andiamo a vedere subito nel dettaglio. Intanto la installiamo. Una volta installata la nostra applicazione, andiamo ad aprirla e vediamo un po' come si comporta. L'applicazione è veramente molto semplice, ci consente di avere gli orari migliori di pesca durante le varie giornate. Intanto gli consentiamo i vari accessi, l'ho già provata quindi in base al giorno, come potete vedere, riusciamo a capire quali sono i picchi di pescosità delle varie realtà e possiamo sceglierle per nome di città, cioè vedete orari primari, orari secondari, orari principali, e poi possiamo comunque andare a cambiare la nostra posizione e andiamo a cambiare tutto sulla località Viareggio. A questo punto ci fa vedere quali sono i picchi di pescosità in base al giorno. Detto questo, comunque un'applicazione molto semplice, molto comoda, molto diretta, che ci permette di individuare i momenti più pescosi, magari definiti anche in base alle maree, in base comunque alla luna, in base a tante cose. Sicuramente un'app da non farsi mancare. La versione light è gratuita, mentre la versione pro è a pagamento. Un'altra applicazione sicuramente molto comoda è Nodi di Pesca Light. Questo perché ci permette di avere a portata di mano una lista di nodi che possono esserci utili per le nostre pescate. Sicuramente molto valido, anche perché spesso magari ci capita, naturalmente ogni pescatore conosce 2, 3, 5, 10 nodi, ma a volte magari per un'esigenza specifica ci andiamo a dimenticare proprio quello che ci serve. Tramite questa applicazione abbiamo una comoda lista di nodi utili per ogni occasione. L'andiamo a installare e vediamo il funzionamento. Bene, andiamo ad aprire la nostra applicazione e vediamo come funziona. Un'interfaccia molto semplice in fase iniziale, un piccolo logo, il logo dell'applicazione. E wow, figo! Tutti i nodi a fila, quindi possiamo vedere nodi per legare l'amo, nodi per legare l'artificiale. Clicchiamo ad esempio sul primo nodo e vediamo che ci sono una serie di nodi spiegati come il nodo uni, il nodo clinch. Andiamo a vedere il clinch. Ci clicchiamo sopra, il nodo clinch è migliorato, è usato, bla 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 bla, ci spiega, possiamo vedere la descrizione del nostro nodo e addirittura vedo avvia adesso, sicuramente c'è un video, vediamo un po'. La cosa interessante è che vedete in basso a destra c'è anche, ah, ce lo apre su YouTube, perfetto, meno male che non c'è. Scusate l'audio, lo abbassiamo, ci abbiamo anche la pubblicità. Ecco qua. Ah, non so se c'è l'audio nella pubblicità. Sì, sentite che figo la musichetta! Yeah! Sono più fighe anche dei nostri tutorial. Questa applicazione sicuramente è molto interessante, ci fa vedere dal vivo come effettuare un nodo, che può essere utile in pesca. Con il nostro cellulare vediamo proprio come viene realizzato senza troppi disegni inutili. A questo punto torniamo sulla nostra applicazione, vediamo addirittura che in basso, vedete a destra, forse si vedrà una piccola icona che lo dimostra, vedete quanta è la resistenza che va a togliere al nostro filo. In questo caso noi ci rimane l'80% del carico di rottura e si fa con il monofilo.
quindi ci saranno anche possibilità di nodi col trecciato. Sicuramente un'applicazione molto interessante, come vedete poche pubblicità nella parte bassa, sicuramente comoda. Ma adesso passiamo alla prossima applicazione. Ed ogni buon pescatore di mare non può farsi mancare una buona applicazione per quello che riguarda Marea e GPS. Quindi abbiamo selezionato Fishing Points, Marea e GPS. Andiamo a installare. Eccoci qua nella schermata principale, andiamo ad aprire la nostra applicazione, vediamo un po' come si sviluppa. Ok, eccoci qua nella nostra mappa, figa tra le altre cose. Possiamo attivare GPS. Vediamo un po', ok, attiviamolo, dai, vediamo un po' quello che ci dà se attiviamo il nostro GPS del cellulare. Allora, non attiva, attiva Fishing Point, Google Service, ok. Torniamo indietro. E ricerca GPS in corso. In questo modo ci dovrebbe collegare direttamente al nostro posto, cioè dove siamo in questo momento. La cosa figa è che se io sposto il cellulare abbiamo anche una modalità bussola. Questo è figo, fa anche da bussola. Allora, come vedete sta zoomando su... Oh, scoprirete dove abito. Figo. E da qui in poi non vi faccio vedere altro. Ciao ragazzi. Eccoci qua, siamo al Lido di Camaiore. È interessante vedere comunque tutto quello che riguarda la nostra posizione e quant'altro, ma io vorrei vedere invece le maree. Quindi, alta marea, clicco. E vediamo un po' cosa ne viene fuori. Oh, perfetto. Allora, quest'oggi sta caricando i vari dati, è un po' lentina come applicazione però, e perfetto, ci dà tutte, vedete, le indicazioni riguardanti le maree di oggi. È veramente interessante, quindi un'applicazione molto semplice, un'applicazione diretta che ci permette di gestire molte cose, soprattutto se usciamo in barca, quindi se siamo pescatori di mare che utilizzano la barca, in questo caso abbiamo veramente un'applicazione molto 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 completa. Detto questo ragazzi, passiamo all'ultima applicazione. E in ultimo vediamo un'applicazione molto semplice, si chiama Pesce Planet, ed è un'applicazione che ci permette di avere una lista completa di tutte le specie ittiche italiane sul nostro territorio e anche estere. Questo è utile nei casi, come per esempio capita spesso anche a me, di pescare dei pesci e non sapere che cosa siano. Sì, lo so, non sono un grande pescatore sotto questo punto di vista, però vi può capitare. Quindi una piccola applicazione come questa risulta sicuramente comoda. Andiamola ad installare. Rispetto alle altre applicazioni questa è un pochino più pesante, risulta essere 74,05 MB. Questo ragazzi è dovuto al fatto che comunque molte immagini che vengono ostate direttamente sull'applicazione, descrizioni e quant'altro, mentre ad esempio come l'applicazione Nodi di Pesca che aveva meno immagini ma i video erano comunque ostati su YouTube, quindi non andavano a caricare e a pesare sull'applicazione stessa. Finiamo l'installazione e vediamo com'è sviluppata. Bene, la nostra applicazione è stata scaricata. Andiamo ad aprirla e vediamo un attimino come funziona. Allora, eccoci qua. L'apertura è leggermente lenta però. Ah, no, ok, ci siamo. Allora, possiamo cercare, vedo un tasto di ricerca nella parte bassa, vediamo pesci d'acqua salata, pesci d'acqua dolce, persico, pesci bass, pesci zander, pesci pike, di luce. Andiamo a vedere i pesci d'acqua dolce. Ci clicchiamo sopra, ci si apre. Oh, che figo però. Tutte le varie specie ittiche, vediamo un pochino il luccio, se ce lo apre, sì. Oh, vedete, ci dà il peso che può raggiungere, l'età, insomma ci dà tantissime informazioni, addirittura i metodi di pesca, le specie affini, altri nomi, il calendario per la sua pesca. Sinceramente un'applicazione molto completa a vederla. Vediamo un attimino se io vado a vedere per esempio i metodi di pesca. Il tempo di pesca, quindi l'alba, la mattina, il giorno, sera, tramonto, quando è, vabbè, la traduzione un po', lascia un po' a desiderare, perché mentre è il miglior morso, ci dà la stagione autunnale, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente un'applicazione molto completa e molto interessante da scaricare gratuitamente sul nostro cellulare. Poca pubblicità nella parte bassa, sicuramente ci permette di avere un'applicazione funzionale. Bene, andiamo in chiusura.
Ebbene ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Spero che questa serie di applicazioni vi possa essere utile. Come vedete, vi ripeto, è un video che esula un pochino dall'ambito pesca nel senso stretto del termine, ma sono tutte applicazioni che, come avete visto, non vanno ad inficiare, la vera azione di pesca, quanto piuttosto a rendercela più comoda. Detto questo, vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto, di cliccare mi piace, commentare, condividere e di iscrivervi al nostro canale e naturalmente attivare la campanella degli avvisi. Di venirci a trovare su tutti i nostri social, trovate il link qua sotto in descrizione. Nel ringraziarvi per la preferenza accordataci anche in questo video, vi saluto e vi ricordo come sempre il nostro motto: catch and release.